questo film, girato a Berlino nell'estate del 1947, non vuol essere che un quadro obiettivo e fedele di questa immensa città semidistrutta, in cui 3,5 milioni di persone trascinano un'esistenza spaventosa, disperata, quasi senza rendersene conto. Vivono nella tragedia come nel loro elemento naturale, ma non per forza d'animo o per fede, per stanchezza. Non si tratta di un atto d'accusa contro il popolo tedesco e neppure di una difesa, una serena constatazione di fatti. Ma se qualcuno, dopo aver assistito alla storia di Edmund Kohler, penserà che bisogna fare qualcosa, che bisogna insegnare ai bambini tedeschi a riamare la vita, allora la fatica di chi ha realizzato questo film avrà avuto una grande ricompensa.